noi presentiamo WorkSat esattamente il giorno dopo l'aggiornamento dei dati Istat sull'occupazione. Sono stati evidenziati gli aspetti positivi delle tendenze registrate dall'Istat. Noi pensiamo che siano molto enfatizzate, perché sicuramente l'aumento nell'occupazione registrato nel mese di aprile rispetto al mese precedente e anche rispetto all'aprile dell'anno scorso è un aumento sicuramente significativo. Il punto è però quello di leggere questi dati in un contesto in cui la crescita prevista per il PIL invece risulta ancora molto limitata. L'economia riparte, soprattutto i posti di lavoro, stando all'Istat. Fra 3 anni cosa succederà? Esatto, si tratta di un mercato del lavoro drogato in questo momento dalle decontribuzioni che il governo ha scelto di elargire alle imprese, quindi non si tratta di una vera ripresa economica, perché in realtà non c'è quel cambio del modello produttivo che oggi sarebbe necessario per uscire dalla crisi. Soprattutto quello che il governo ha fatto in questi mesi dicendo di farlo per la nostra generazione in realtà ha tolto diritti a tutti, quindi siamo di fronte a un mercato del lavoro con sempre meno tutele, sempre meno qualità del lavoro e soprattutto sempre più lontano da quella transizione verso un altro modello di sviluppo che in realtà è sempre più necessaria. Cioè, l'effetto Dobbing derivante dalla congiuntura internazionale, il calo del prezzo del petrolio, le operazioni della BCE, poi in Italia in particolare la diminuzione dello spread, non c'è una ripresa reale e questo aumento dell'occupazione in realtà è un aumento determinato da alcune norme che favoriscono le imprese con degli sgravi e spesso sono contratti sostitutivi, quindi diciamo non c'è granché di nuovo, bisogna aspettare una ripresa economica vera e soprattutto una politica dell'occupazione sul fronte della domanda, cioè per creare lavoro e non semplicemente per dare sgravi alle imprese per risparmiare sui contratti esistenti. Io do per scontato che se fanno una legge che permette alle imprese di poter licenziare più facilmente e gli danno 8.000 euro per ogni assunzione, c'è anche che se uno ha lavoro qualche assunzione la fa. Quindi smetterei di fare una discussione sui numeri, ragionerei sulla sostanza, perché se noi la sostanza è che abbiamo bisogno di milioni di posti di lavoro, non di qualche centinaia, abbiamo bisogno di un rilancio della politica industriale, degli investimenti e di un'idea anche di lavoro totalmente diversa. La cosa vera è che la filosofia che sta sotto i provvedimenti del governo è una filosofia che riduce i diritti e quindi aumenta la precarietà e manda un messaggio alle imprese che dice adesso che potete licenziare, che vi do un po' di sconti, datevi da fare. Sono i dati che devono sicuramente essere letti al nostro parere nel medio periodo, non sulla base dei dati congiunturali ma di dati in serie storica che possano effettivamente fare un bilancio della riforma una volta che è entrata a regime. Queste sono politiche del lavoro per un partito di sinistra? No, sono politiche della destra, questa è una politica che ha fatto Sacconi quando c'era il governo Berlusconi, che ha fatto il centrodestra, sono politiche assolutamente tradizionali, sono politiche in linea con le politiche, con diciamo, l'impostazione europea, cioè quella di una flessibilizzazione, ovvero precarizzazione del mercato del lavoro, con aiuti alle imprese, ma non c'è un vero piano del lavoro. Ripeto, è una politica coerente con l'impostazione diciamo, legata all'austerity che l'Europa sta seguendo ormai da troppo tempo ed è una politica che avrebbe potuto fare benissimo Berlusconi. Sabato domenica in via dei Frentani abbiamo lanciato questa assemblea pubblica che naturalmente è aperta a tutti quelli che sono interessati a partecipare, a farne parte, a discutere, a capire cosa vogliamo fare, e sarà un'occasione perché il primo giorno ci saranno dei gruppi di lavoro, un secondo giorno ci sarà una riunione più plenaria che farà il punto e naturalmente noi partiamo proprio dalle questioni del lavoro. La nostra idea parte dal fatto che la gente si trova da sola ad affrontare i problemi, che c'è una divisione del mondo del lavoro drammatica che non c'è mai stata e che quindi noi dobbiamo unire, mettere assieme tutti quelli che per vivere debbono lavorare, ma anche tutte quelle lotte, quelle battaglie su problemi importanti che oggi sono aperti, dalla lotta per il diritto all'istruzione, alle questioni che riguardano l'ambiente, la lotta alla criminalità, alla corruzione, che mi pare un tema decisivo, e vogliamo soprattutto avviare un processo che costruisca nei territori tante coalizioni sociali. Questo sarà uno dei punti che discuteremo e siamo all'avvio di un percorso, di un cammino comune, come l'abbiamo definito, che appunto non vuole lasciare solo nessuno e che vuol costruire una nuova cultura non solo del lavoro e dei diritti, ma anche una nuova cultura della politica.